J. Keller, sergente maggiore, numero di serie 7178412. Iran, Guatemala, Colombia, Croazia. Davvero notevole. So cosa sta cercando di fare, signore, non funzionerà. No, sergente Keller, lei non sa cosa sto cercando di fare. Sono qui per sistemare questa faccenda. Se lei collabora. Se esce da quella porta, tutto quello che ha fatto sarà reso pubblico. Lei sarà condannato e congedato. Passerà il resto della sua vita in prigione. Molto bene, sergente. Faccia come vuole. Aspetti. Cosa vuole che faccia? Mi dica tutto quello che sa sulla settima ondata. Commercianti d'armi, pezzi grossi che trafficano equipaggiamento militare dell'ex blocco orientale. Tra i clienti c'erano anche dei terroristi. Alla settima ondata venne data la priorità dopo che fecero fuori 9 spie dell'agenzia. Esecuzioni coordinate.
La divisione voleva sbarazzarsi in fretta della settima ondata. L'intelligence individuò 3 possibili obiettivi. Valencio era la mente, Rubin e Yevtushenko i suoi scagnozzi. 3 squadre furono incaricate di sorvegliarli fino all'ordine di eliminarli tutti. Io ne comandavo una. L'intelligence sospettava che nella zona ci fossero già squadre inglesi, cinesi o israeliane. Li cercavano tutti. Chi era il quarto uomo? Un mercenario. Non sembrava pericoloso. Che cosa andò storto? Quasi tutto.